Lussemburgo. Per l'Italia una tetraclinica dove si taglia con chirurgia sommaria. Ecco Molotov, lui tira dalla parte dell'Oriente. Ed ecco invece Bevin, il laburista, e Burns tirano dalla parte di Occidente. Bidol tira acqua al suo mulino. Oggi il bisturi si affonderà sugli orli. Una, due, tre piccole incisioni, cose da nulla, e l'Italia sanguina. Moncenisio, occhio azzurro del lago tra i monti della Valsusa, le corone dei nevai che danno al verde dei pascoli un colore di mite primavera. I poderosi salti d'acque, il carbone bianco, le sole miniere che abbia quest'Italia priva di ogni ricchezza naturale. Di qui le industrie piemontesi ricevono gran parte dell'energia. Decine di migliaia di lavoratori hanno bisogno che continui a giungere. Se nella sala del Lussemburgo arrivassero le voci di questa gente dissusa. Non sono politici, signori quattro grandi, sono uomini e la politica si dovrebbe fare per questi uomini. Dopo l'incisione sulle Alpi Cozie, un piccolo taglio nelle marittime, Penda, col suo castello, il castello di Beatrice. Un paesino da nulla per chi lo prende. Altro colpo di bisturi, Briga. Signori quattro grandi, veramente l'esatta interpretazione sarebbe quattro grossi, signori grossi quattro. L'Italia è guarita dei suoi vecchi nazionalismi e si guarda dalle ricadute. State attenti voi però a non creare dei nuovi con le vostre ingiustizie troppo palesi. Quando questi fotogrammi raggiungeranno il vostro sguardo, amici del Lincoln, Briga avrà cessato di essere italiana. E questa è Tenda. Non discutiamo più. Rien ne va plus. Sappiamo il pericolo dei nazionalismi. Lasciateci però la nostra malinconia. L'ultima bandiera, quella del confine, viene ammainata. Arrivano le autorità francesi. È un po' presto per scrivere viva la Francia, no? Il commissario prefettizio di Nizza, Monsieur Bourguet, sostituirà il sindaco italiano. Il suo arrivo prima dell'orario non era dovuto a furia francese, ma alla differenza d'ora tra le due nazioni. Contegnoso è stato il nostro dolore. Ma ai cuori e agli spiriti degli italiani rimasti quassù, non dite per favore che debbano cessare di essere italiani. Molti se ne sono andati, quasi tutti. I più giovani che partono possono forse dire l'arrivederci di una superstite speranza. Per i vecchi che rimangono, i saluti suonano addio. Quanto hanno viaggiato in questi anni le valigie e le masserizie degli italiani. Valigie di profughi, di sfollati, di sinistrati. E ora valigie di italiani che per vivere in patria debbono lasciare il loro paese. Vos papiers, monsieur. Siamo al nuovo confine. E si imbocca il tunnel. Si varca un po' di notte. Ma anche gli italiani torneranno a conoscere la loro alba. Ecco alcune parole di un messaggio inviato all'ONU. Le popolazioni della Valle Roya chiedono all'ONU di assumersi l'organizzazione del plebiscito da cui dipenderà la sorte di questa terra. Le temps vous êtes fait, les mythes commencent à vous chauffer au grand café, au grand café.